È il momento dell'intervista. Sì, però per fare un'intervista, Ubriacarci. per fare Bisogna un'intervista bere. fatta bene, abbiamo il CNP fatto in casa da noi. Tadan! Che così, boh. Bisogna vedere cosa rispondo. Sentite la bellissima voce fuori campo Esatto, qua c'è di l'intervistatore di Alessandra. fronte a noi. Tadam! Eccolo lì, lui l'intervistatore Ecco, pazzo. intervistatore con GNP e Pis del A Ghiaccio. posto. GNP artigianale fatto in casa mia e di Alice. Perfetto. Seguite il canale. Domande Vai. effettuate qualche periodo fa. Sì, ho fatto il sondaggio su Instagram chiedendo alle mie followers, le mie amiche su Instagram, sì. Allora, cominciamo. Ancora. Pronti a Pronti contare le via. Vai, domande? vai, al brucio. Allora, Vediamo. IHMAP ci chiede, vi chiede, io abito Gallipoli, ma mi chiedevo pro o contro di vivere città o in montagna? Pro Caspita, pro e e contro. contro. Allora, inizio dai pro che sono più facili, Vai. direi che i contro che sono più difficili. Certo, la Allora, patata bollente a me. pro che respiriamo aria più buona, ma perché noi siamo comunque in montagna, nella valle, quindi l'aria è nettamente più buona. Non apro la finestra e sento lo smog nei polmoni, quindi già questo mi piace un sacco. Il silenzio, la pace, non sento clacson, Urino. strombazzate, insulti sempre da balconi e finestre. Scusate, dove vuole La andare nostra GNP? piccola alcolizzata. Altri pro, indubbiamente, è che ci si sente in una grande famiglia. Quindi, in città sembra un po' che ognuno faccia i suoi interessi, invece. Qui Tony in sembra. valle, esatto, qui in valle ci si dà tutti molto più una mano, si è molto più umani, direi Sì. umani, molto più calorosi, molto più, come si dice, generosi anche, c'è molta generosità e soprattutto i prodotti tipici locali, molto più di qualità Tutto un rispetto alla altro città mondo. che comunque vive tendenzialmente nel. Più Sì, nell'industria, nelle cose assolutamente. Ricordiamo preconfezionate. anche la differenza dei luoghi dove arrivate. Voi venite da una metropoli di Vabbè, 800.000 abitanti, sì. che è Esatto. Torino, vi siete trasferiti in Val di Susa, in un comune di 1.000 abitanti, che non andiamo a citare qual è, poi diciamo che la differenza è abissale. Ha Sì, voglia. assolutamente. Sì. Contro, aspetti negativi. Contro un aspetto negativo, o meglio, non è in realtà un aspetto negativo, è più che altro una cosa dove uno si deve abituare. Per ora stiamo trovando neve, tanta neve, e c'è il discorso di andarti un po' a aggiustare con queste situazioni. Quindi non c'è lo spartisale che ti arriva fino alla vietta di casa. Sono tante cose che in città non vai a pensare. Io adesso mi sono ormai attrezzato col portarmi la legna in casa, Ormai sta che diventando un montagnino, Doc. assolutamente, però non sono aspetti negativi in realtà, è proprio un discorso di cambiamento totale. Secondo me un altro aspetto che mi viene in mente, che è un contro, ma che si può trasformare in pro, è il non avere tutti i servizi comodi. Il dover prendere la macchina, ma è un contro, ma che diventa un pro perché dai più valore alle cose. Quindi non compri il superfluo perché dici: caspita, devo prendere la macchina, devo andare, devo fare, Non hai vado per quattro l'essenziale. supermercati Non sotto casa, ho troppi esatto. servizi, troppe scelte. Quindi quando me le ritrovo davanti, sinceramente, quando mi è ricapitato di tornare a Torino, sono rimasta un po' spesata. Uno per i milioni di macchine che ci sono, quando qua invece viaggi molto con più piacere, e quindi indubbiamente questo è un contro per tanti, il dover per forza avere la macchina, tra l'altro due, Sì. perché comunque se lui lavora io devo poter portare i bambini a scuola, la macchina è necessaria, però diventa una cosa positiva secondo me alla fine della fiera. Marta Mirandola vi chiede, ci chiede, sono tante le persone che dalla città si spostano fuori? Credo che a questa devo rispondere, Mi sa di sì. io, giriamo. Sweepa! Eccolo qua. Sì, sono
sono veramente tante, soprattutto nell'ultimo periodo. Dal Covid in poi è cambiato tanto quelle che sono le priorità delle persone. Ricordiamoci che la casa non sono soltanto quattro mura messe sul terreno, ma rappresentano anche i sogni e i progetti di una famiglia. Col Covid molte persone si sono accorte che il luogo dove vivono non è il luogo che gli piace, ma perché è naturale. Se noi ragioniamo esattamente come è successo a Roberta e al suo compagno, le persone lavorano 8 ore al giorno, stanno fuori di casa almeno 12, quando tornano a casa cenano e vanno a dormire. Molta gente non ha mai passato più di 48 ore in casa. Con il Covid purtroppo la gente è stata per 2 mesi chiusa in casa, ha scoperto che oltre ad avere il proprio piccolo nido c'è anche il vicino di casa e magari non vi è simpatico, e ha scoperto che la zona dove abita non è così bella, perché una volta che si eliminano quei servizi alla fine magari, come ha detto prima lei, le esigenze delle famiglie sono altre. Davanti a una situazione del genere ci sono molte persone che dicono: vendo casa mia e mi trasferisco nelle vallate montagnine, vado a spaccare la legna. Noi siamo ritrovati in uno stabilimento a Torino che, quando è stata comprata la casa, era fantastico. Quando poi le cose sono andate avanti e tutte le cose stupende che c'erano si sono rivelate non così fantastiche. E Chico 91, i bambini come vivono la vita in montagna rispetto a quella cittadina? Wow. Allora, i bambini tutta un'altra roba. La vivono in maniera spensierata, sì. Felice. Sì. Non hanno tanto. Io per esempio Federico, che comunque ha già un'età un po' più importante, comunque ha 9 anni, quindi è già grande, già riesce a darci un feedback, no? Lo vedo molto meno stressato. Sia con il discorso scolastico che il discorso privato, nel tempo libero lo vedo molto più contento e soprattutto si stupisce delle piccole cose, tipo in macchina abbiamo visto un capriolo, se non ero un capriolo, sì. È rimasto sconvolto perché comunque sta imparando e sta conoscendo tante tante nuove vede cose. Vede animali che a Torino, sì, esatto. Immagino caprioli, Corso Vittorio un po' dura. Esatto, ma dalla vista montana agli animali, agli eventi atmosferici che comunque sono un po' diversi nella realtà montana, tante cose. Noi lo vediamo... a Torino avevamo incontrato un riccio. E c'era sembrata la cosa più assurda. L'animale esotico. Sì, esatto. sì. E invece qua, dalla volpe allo scoiattolo che io vado in macchina e me lo vedo che mi salta la fianco. Abbiamo i cinghiali, abbiamo i lupi, abbiamo i caprioli. Animali tra l'altro molto meno impauriti, perché già solo a Torino lo scoiattolo ti avvicini mezzo metro, già quello scappava sull'albero. Qua ti camminano proprio accanto, cioè sanno che tu non gli fai del male. Il lupo non è così vicino, un po' no, più ma sto parlando di animali un po' più. Para sempre e Chico 91 ha fatto un'altra domanda. Vai. Quanto costa comprare una casa come la vostra in media e la differenza di clima? Io direi che una parte della domanda ci può essere. Questo tocca a voi. Il buon geometra, il geometra selvatico. Più o meno quanto sono i valori di mercato delle zone della Valsusa? Dipende, nel senso che se andiamo a comprare una casa, dipende da che zona. Più o meno come la nostra. Ma in media siamo sui 600-700 euro al metro quadro, se parliamo di zone appunto di case indipendenti ovviamente, quindi in buono stato, non stiamo parlando di una cosa, di una nuova costruzione ovviamente, perché lì sono tutti altri prezzi. E nella zona comunque della Bassa Val di Susa. Nella zona della Bassa Val di Susa. Perché ovviamente in Alta Valle ovviamente costa di più, Sestriere, Bardonecchia, Uzzo, Salice Dulce ovviamente costa di più, sì. 600-700 al metro? Ma sì, poi dipende, ci sono zone che costano di meno, zone che costano di più, però questo però, diciamo, più o meno una media pacifica, sì. 600-700. Ok. Differenza di clima, diciamo che tra la bassa... Quindi esperti siete più voi che siete da più anni, parlateci del clima. Tra la Bassa Valle e Torino passano almeno 6-7 gradi, 6-7 gradi tutti quanti. Però tenete conto che ad esempio qua la nebbia non la vedi quasi mai. Certo, che noi non nebbia, è una cosa da poco. Nebbia non ce n'è, ed essendo comunque una vallata molto soggetta al vento, in estate non c'è quell'acqua torbida. Esatto. Fa caldo, ma non fa caldo, ma non ma non ti senti caldo. Morire, l'abbiamo esatto. notato quest'estate. È abbastanza ventilato. In casa si positivo. Sta da Dio, sì, esatto. E non aggiungiamo i meno 20 gradi che si può raggiungere magari nell'alta valle. Esatto, che sei in montagna. Ok, Betty Boop 64 ci chiede: ciao ragazzi, riuscite a spostarvi agevolmente, soprattutto Ricky, per il lavoro? È servito rigiro. Dei mezzi? Rigiro.
Allora, adesso c'è anche l'intrusa. Allora, sì, anche perché... Se vuoi andare da Fede, vai, amore. Vai da Fede, dai. Allora, in realtà il nostro cambiamento è stato un cambiamento totale, perché non solo è cambiato lo stile e l'abitazione, ma ho anche cambiato lavoro. Ne ho trovato uno qui in valle e lavoro realmente a 4 minuti da casa, quindi una fortuna pazzesca, uno spettacolo, no? Per me non poteva essere del meglio, quindi grandi difficoltà non ne trovo, proprio per quello, perché lavoro lì, siamo sempre alla solita. Abbiamo fatto un cambiamento completo, come vi dicevo. Quindi ma in ogni caso, anche prima che lavoravi a Torino, gli spostamenti sono super fattibili, anche perché la valle è molto ben servita tra l'autostrada e tra statali. Il treno, comunque è ben servita anche a livello di mezzo, grazie, anche a livello di mezzi pubblici è super servita, a differenza di altre zone, magari fuori Torino, dove ti fai la statale e t'attacchi, non c'è nient'altro, qua c'è tutto, qui, autostrada, treni, tutto. Come uno vuole ci arriva. Ti sposti bene. Col treno sei comodo, con l'autostrada in 40 minuti sei arrivato, con la statale. In generale. Però a Torino mezz'ora, 40 minuti arrivi. Con la statale te la prendi un po' più con comodo, ci metti un pochino di più. Dipende sempre quanto freddo. Ma ti godi per assurdo dei paesaggi, delle cose che non ti aspetteresti. Noi l'abbiamo già fatto tante volte la strada Torino-Susa, perché è la fine della valle. E per quanto l'abbia fatta tante volte, mi fa sempre piacere farla, perché mi guardo i monti, mi rilasso. Te lo confermo, perché io... Vero? Bellissimo. Bello. La visione della saga di San Michele è comunque Tanta roba. In realtà mi piace tanto quando torno indietro, che vedo tutte queste montagne, a me piace quello. Che buono. E si pisse del ghiaccio. Ci piace. Allora, ma qual è? Quell'ultimo che stai bevendo. Vedi la bottiglia? Sì. Bello. Allora, invece ci chiede, Giochi Carino ci chiede, le case in montagna hanno prezzi più bassi rispetto alla città. Aspetta, devo rigirare. Immagino che di nuovo... Si ritorna agli esperti. Sì, ritorniamo un po' al discorso di prima, quindi sì, hanno prezzi più bassi, ovviamente se non stiamo parlando di ville, perché se parliamo di una villa indipendente, di nuova costruzione, comunque è stata ristrutturata da poco, ovviamente i prezzi sono elevati. Sì, diciamo che... c'è poco da fare su quello. Sì, in media con quello che si è visto con le agenzie immobiliari, vendendo un immobile a Torino, un classico appartamento trilocale... Qua si può comprare dimensioni molto. Hai per caso detto molto? Sì, innegabilmente il valore è quello. Facciamo un esempio: San Salvario viaggia sui 1500-1600 al metro quadro. L'abbiamo detto prima, 700 euro al metro quadro. Ovviamente sì. La differenza è quella. Certo. Altra domanda, l'ultima. Aspetta, vediamo per chi è. Oh. È per voi. Vai. Angela Lucci 83 vi chiede: cosa vi manca della città? Un abbraccio a tutti. Rispondi prima tu o rispondo io? Prima tu. Niente, non la sopporto più. Sono sceso a Torino. Quando è che siamo andati a Torino che abbiamo fatto il vlog? Che siamo tornati a Torino, sarà un mesetto fa neanche, un'altra settimana è fa. È stato... Terribile. No. Incazzati come delle bestie. Un altro pro che mi viene in mente è che comunque siamo molto molto più easy da quando siamo qua, cioè è tutto molto più rilassante. Ma di qualsiasi cosa si tratti, dal fare la spesa, dal portare i bambini a scuola... Veramente, noto che è tutto molto più tranquillo, sa anche solo che ti svegli, apri la finestra e c'è tutta un'altra realtà, però veramente ci ritroviamo a essere molto molto meno agitati. Sì, la vita frenetica della città noi non ne potevamo più, sarà che abbiamo anche un cane, abbiamo comunque due bambini, quindi non è una vita solo di coppia. E quindi già è molto frenetica, perché c'è tanto da fare, tanto a cui pensare, ma la vita qua è molto, cioè la trovo molto più gestibile, molto più piacevole in tutto e per tutto. Quando ancora lavoravo in Torino, mentre andavo sentivo proprio montare il nervoso, lo stress, le macchine che ti passano accanto,
quello accanto che suona, quello che ti taglia la strada. Sì, sì, sì. Sono tutti nervosi, non è solo un discorso nostro, che proprio in città c'è un metodo molto più rabbioso di fare. Invece, mentre tornavo su, c'era davvero un rilassamento, un me ne vado lontano da tutto questo stress, da tutta questa cupidigia che è irto nella città, è assurda come roba. Qui io davvero ho trovato una pace, una tranquillità. Nessuno che inizia, no, assolutamente nessuno che ti qui la domenica hai la pace, la tranquillità, dormi. È una cosa che da quando siamo qui abbiamo fatto il cuore del sonno. È vero. Proprio spettacolare. Il succo del discorso è montagna forever. Non torneremo mai indietro. No, assolutamente. In tante comunque mi hanno scritto, ma quando è che tornerete a Torino? No, mai! Non è una vacanza. Cioè, mai! No, sembra, ma non lo è. È vero, hai detto giusto, sembra una vacanza per noi, ma non lo è. Bene, noi vi ringraziamo per averci ascoltati, grazie al signor Marco Paolini Power per questa intervista, grazie anche ad Alice per il contributo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!